Parliamo con Ivan Pelati, il mister del Tritium. Oggi una sconfitta in una gara molto combattuta, però insomma mi sembra che lo Giono abbia creato qualcosa in più di voi. Ma è stata una partita combattuta sicuramente, come tutte quelle di questo campionato. Purtroppo anche oggi bisogna constatare che abbiamo regalato il primo tempo, e questo è una cosa che mi fa pensare e riflettere molto, perché se in due circostanze non riusciamo a sbloccarci, abbiamo paura, non so di che cosa tra l'altro, perché siamo qua a giocare a calcio, bisogna che trovare la soluzione giusta. Poi una volta che ci siamo un po' sbloccati, perché abbiamo subito il gol, ci siamo anche liberati mentalmente, non so da che cosa, e nel secondo tempo abbiamo avuto anche noi le nostre buone occasioni, anche se non le abbiamo concretizzate. Recrimino per il gol preso, perché la palla era nostra e l'abbiamo gestita malissimo, e abbiamo visto il gol del 2-1. È una partita in cui bisognava stare più attenti sicuramente in queste situazioni. Dopodiché lo Giono ha sicuramente dei giocatori molto abili davanti, che abilissimi a saltare l'uomo, e sicuramente ci hanno messo in difficoltà quando puntavano e saltavano l'uomo, questo è fuori di dubbio. Ma più che guardare agli altri, guardo quello che ho in casa mia, per cui credo che dobbiamo sicuramente migliorare nell'atteggiamento, nella voglia, nella determinazione, magari anche nell'attenzione, perché insomma mi è sembrato, come dice, la concentrazione è basilare nel gioco del calcio, perché hai richiamato i tuoi. Io ero un giocatore scarso, ma quando ero concentrato facevo sempre il mio, per cui credo che ognuno debba mettersi nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio la domenica, per cui la concentrazione fa parte del bagaglio individuale del giocatore. Però non è solo errori singoli, perché abbiamo fatto un errore di reparto a mio avviso nella gestione di questa palla, che poi è nato il secondo gol. Però ecco, sono un po' così, cioè, in passato ho detto che c'era molto da lavorare, probabilmente c'è moltissimo, non molto da lavorare, sicuramente anche sulla testa dei giocatori. Quello che dico è che ne ho 24 a disposizione, per cui anche oggi ne ho adottati 4 che sono entrati dopo, e avrò modo di scegliere quale sarà l'11 migliore per andare lunedì a Crema. Mi è sembrato insomma che avete giocato soprattutto, hai scelto Marzeglia e persone davanti, un attacco pesante, hai cercato di arrivarci soprattutto con delle palle, forse trascurando un po' le fasce? Ma sicuramente non abbiamo fatto quello che abbiamo preparato in settimana, dove dovevamo sicuramente attaccare di più la profondità sugli esterni e far arrivare qualche palla più giocabile ai due attaccanti. Però va bene così, nel senso che le partite si vincono e si perdono per degli episodi. Credo che l'atteggiamento del primo tempo, che non c'è stato, e la concentrazione o la troppa frenesia del secondo tempo debbano essere migliorate, questo è fuori di dubbio, perché anche oggi siamo qua a commettere una sconfitta, per cui non dobbiamo girarci tanto intorno. Sì, gli avversari vengono, fanno la loro partita, però forse siamo noi a volte che non riusciamo a essere sul pezzo, come abbiamo fatto del resto domenica scorsa, per cui, e come abbiamo fatto già in passato anche in Coppa Italia, per cui questa squadra ha dimostrato di poter fare qualcosa di più di quello che ha fatto vedere oggi. Quindi questi alti e bassi si possono migliorare nel rendimento, il campionato è lungo. Ritengo che tutto si possa migliorare sempre, bisogna avere la voglia di farlo e non dobbiamo attaccarci a nessun tipo di alibi, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e lavorare. Poi sarà il campo sempre a dire chi, se abbiamo fatto bene o male.